Bonus casa, ora c'è il gruppo d'acquisto Alcatraz e abbiamo anche notizie sui ruderi, si possono restaurare anche dei ruderi, anche se non hanno il riscaldamento essendo ruderi, anche se non hanno il tetto essendo ruderi. E poi parleremo del sisma bonus e ancora altro. E vi ricordo che sulla pagina www.alcatraz.it trovate tutti i link nel testo qui sopra, potete entrare nel settore dove spieghiamo tutte le opportunità e scrivere anche a info@alcatraz.it. Passo la parola al nostro grandioso Maurizio Fauri, poi c'è Antonio Visentin che è un altro luminoso ingegnere e poi abbiamo il luminosissimo Giancarlo Merlino, dottore commercialista che spiegherà anche le parti, diciamo, tecnico-fiscali, amministrative, eccetera, eccetera. Bene, Maurizio, che cosa possiamo, siamo riusciti a mettere assieme in gran parte d'Italia, sicuramente in tutto il centro-nord, ma anche in altre zone, come gruppo d'acquisto. Abbiamo cercato di fare un'operazione che aiutasse le persone a orientarsi e a muoversi e trovare soprattutto delle ditte che facessero tutti i lavori con il 110% e che rilevassero loro il bonus fiscale, cioè togliessero il grosso dei problemi dando garanzie di affidabilità. Prego, Maurizio. Sì, sul questionario, Jacopo, abbiamo ricevuto centinaia di persone che hanno compilato il Aspetta, se parti questionario. col questionario dobbiamo spiegare che voi avete realizzato come polo tecnologico per l'energia un questionario gratuito che istantaneamente rispondendo ad alcune domande fa capire alle persone se c'è possibilità di accedere a questo super bonus ricchissimo oppure non c'è possibilità. Prego. Sì, ci sono delle domande molto elementari che ti permettono di capire se sei nelle condizioni di poter richiedere il super bonus in maniera tale da capire se poi ti conviene andare avanti, fare il primo passaggio di verifica catastale, eccetera, se puoi funzionare dopo la parte o se puoi ottenere il super bonus. Questionario è arrivato già a diverse centinaia di persone che l'hanno compilato, arriveremo presto a 1 migliaio e quindi, come dicevi tu, Jacopo, siamo organizzati per dare una collaborazione, per dare anche delle informazioni su delle ditte che possono fornire impianti e possono fornire realizzazioni di questo tipo. E Se tu noi hai fatto una verifica sulla affidabilità dal punto di vista di quello che propongono, perché c'è poi il problema che super bonus, quali azioni tecnologiche, quali miglioramenti vengono fatti, no? Sì, sicuramente bisogna poi fare le verifiche della congruenza dei prezzi, bisogna vedere, fare le asseverazioni e che tutto quanto funzioni correttamente. Quindi al di là del fatto del funzionamento bisogna che tutto quanto venga fatto a regola d'arte. Ti dico semplicemente che il sisma bonus, scusami, il super bonus, per esempio, non lo prendi se l'agenzia del lavoro o un ispettore del lavoro si rende conto che i lavori vengono fatti senza la dovuta sicurezza in cantiere. Quindi se uno va sul tetto a installare un impianto fotovoltaico senza le dovute accortezze, senza linea vita, può perdere l'incentivo del 110%. E quindi qua è da verificare appunto che le cose vengono fatte a regola d'arte. Sì, chiariamo anche che comunque c'è un sistema per cui le ditte che seguono la legge devono avere un sistema di assicurazione, quindi se ci sono dei problemi non ricadono sulla testa di chi fa il lavoro, ma sulla ditta perché non ha seguito le cose a regola d'arte, giusto? Sì, certo, c'è anche questo. Meglio affidarsi a delle ditte che sono assicurate per questo. Noi, per Certo. esempio, che facciamo la parte tecnica, abbiamo fatto un'assicurazione ad hoc proprio per garantire eventuali errori che possono essere sviste o altre cose, ma che non devono gravare sul cliente finale. Ecco, però diciamo, tu hai fatto una ricognizione con queste ditte, hai verificato che sia avessero uno storico di persone che sanno fare il loro mestiere, ma anche che l'impianto della proposta, le tipologie e i prezzi corrispondessero a quello che poi stiamo raccontando ormai da mesi. È stata un'operazione lunga e complessa perché appunto ha significato valutare
queste ditte. E diciamo, quello che può fare una persona per aderire è prima di tutto fare il test, nel senso che se uno non ha fatto il test, scusate, ma rischia di far perdere a tutti un sacco di tempo. Quindi, una volta che uno ha fatto il test, compilandolo, noi vediamo le risposte che sono state date, quindi sappiamo che quella persona, quantomeno nelle sue dichiarazioni, no, si diciamo, ha le caratteristiche. L'altro prerequisito che abbiamo individuato come fondamentale è che ci sia un documento che attesta che non ci sono abusi edilizi. Com'è che si chiama questo documento? Devi verificare Conformità la urbanistica. conformità urbanistica catastale, sì. Ecco, Pensa che ma comunque come, tu aspetta, puoi no, diceva Antonio. sforare anche di un qualche percento. Sì, Antonio stava dicendo No, ma questo. diceva Vai, la Antonio. conformità urbanistica e catastale. Sì. Adesso Questo ce lo. chiamano stato legittimo, però è comunque la conformità catastale e edilizia delle visite. Insomma, prima di iniziare a diciamo, collaborare con una famiglia che vuole accedere a questi super bonus, è necessario che siamo sicuri che ci sono le caratteristiche fondamentali. Se c'è in mezzo un abuso o ci sono altre diciamo, ostacoli insormontabili, che sono proprio quelli che sono l'obiettivo di questo test, che ripeto è gratuito e immediato, in 20 minuti una persona riesce a farlo e ha subito la risposta. A questo punto noi verifichiamo che nell'area di questa persona, dove è la casa, ci sia possibilità della ditta di intervenire, dopodiché mettiamo in contatto con la famiglia, con questa azienda. C'è anche un passaggio in cui ci sarà una telefonata per diciamo, vedere com'è la situazione, chiarire eventualmente altri problemi, e a quel punto parte il rapporto con l'azienda e ovviamente noi continuiamo a essere, come si chiama, paladini dei consumatori. Questo è quello che abbiamo fatto già anni fa con gli impianti fotovoltaici, con il gruppo di Maurizio Fauri. Abbiamo seguito più di 400 impianti e nel momento in cui ci sono stati dei problemi, ovviamente uno non era da solo davanti a un'azienda, ma era un gruppo d'acquisto. L'unione fa la forza. Questo era un obiettivo, sinceramente, che io a un certo punto dubitavo che potessimo raggiungere, anche perché c'è stato veramente molta confusione, notizie contro notizie, disinformazione. Invece, alla fine, grazie appunto al lavoro del Polo per l'energia, siamo riusciti ad arrivarci. E credo anche che ormai ci sia una situazione più chiara. Ad esempio, parlavamo di questa modifica che c'è stata, che ha incluso anche come si chiama? I ruderi. Ruderi, tecnicamente chiamati edifici collabenti, cioè che stanno crollando a pezzi. Collabenti, che però comunque vuol Collabenti. dire rudere, perché a me mi dicevano collabenti, collabenti, io non capivo che cavolo era sto collabenti. Anche questi, se smettessero di parlare con linguaggio tecnico, sarebbe meglio. Rudere. Un rudere che però deve comparire in comune, Jacopo, perché c'è una categoria proprio catastale, che è la F2, perché se il rudere non compare in comune nel catasto, vuol dire che quell'edificio lì praticamente non c'è. Quindi, se tu gli metti mano e lo rifai, è come se facessi un edificio nuovo. Mentre se compare in comune nella categoria catastale F2, lo puoi abbattere, ricostruire e rientri nel superbonus. Non so se Antonio vuoi aggiungere qualcosa. Sì, esattamente. Come dicevi, l'edificio deve essere esistente e una circolare dell'Agenzia delle Entrate definisce appunto edifici esistenti quelli individuati già nel catasto, già presenti al catasto. Un vantaggio è che con il decreto semplificazioni rientra nella ristrutturazione edilizia e quindi anche nelle agevolazioni fiscali anche la demolizione e ricostruzione degli edifici. Quindi demolire un collabente, un rudere,
e ricostruirlo anche su sedime diverso, quindi spostandolo e cambiandone anche la forma, rientra nel 110%. In più, sempre la legge di bilancio ammette alle agevolazioni anche gli edifici privi di APE, di attestato di prestazione energetica, che sarebbe obbligatorio per accedere al 110, però non è possibile farlo sui ruderi, perché non hanno tutto il confine delimitato. La prima APE, quella che definisce lo stato di fatto prima di fare i lavori. Esatto. Con l'unico obbligo di raggiungere a fine lavori almeno la classe A. Questa quindi parti senza sapere che classe era, però di sicuro deve arrivare in classe A. Ok. Volevo aggiungere a quello che ha detto l'ingegner Visentin una cosa importante, che il titolo abilitativo che autorizzerà il comune per far effettuare questi lavori deve essere di tipo di ristrutturazione. È molto importante questo, perché altrimenti si potrebbe non avere il riconoscimento del superbonus, come pure chiaramente poi l'obiettivo finale del se ci sarà un cambio di destinazione che sia di natura abitativa, chiaramente, perché altrimenti il superbonus non si raggiunge. Volevo aggiungere solo questo. Sì, già che parli di particolarità, Giancarlo, secondo me varrebbe la pena anche segnalare il fatto che ci sono dei dettagli che non sono trascurabili, per i quali si può perdere il super bonus, sì. Nel senso che nel cartello che vada a esporre quando si fanno i lavori, esatto, bisogna riportare il nome della legge, il logo riferito, altrimenti si rischia o di prendere una sanzione, ma addirittura di perdere completamente il super bonus. È vero, sono piccoli dettagli che bisogna sottolineare più volte e ricordare a tutti i contribuenti. Ogni volta, sì, anche durante le consulenze, cerchiamo di sottolineare queste cose, perché sono piccoli dettagli e basta poco per prendere veramente. E poi la responsabilità purtroppo ricadrà sempre sul contribuente. Questa è una delle cose più pericolose che qualsiasi persona che intende affrontare questa problematica, questa possibilità, questa agevolazione ne deve tenere conto. Ecco, ma spiegami che cosa, sì, intendi quando dici ricade sul contribuente, perché ci sono dei sistemi di garanzia per chi assolutamente fa... Però questo, perché questo terrorizza le persone, giusto? Questo terrorizza le persone, però pone l'attenzione sul fatto di non essere superficiali nella scelta dei tecnici, perché i tecnici e i progettisti che realizzeranno questo tipo di attività devono garantire effettivamente quello che è sul progetto, quindi a consuntivo si raggiunga il doppio passaggio di categoria o per il super bonus il miglioramento sismico. Perché se si affida a tecnici di basso rilievo, oppure teste, cosiddette teste di legno, oppure altri soggetti che asseverano e poi magari si fanno cedere il credito, alla fine, se in un futuro controllo dell'agenzia o dell'Enea, la responsabilità e la restituzione delle detrazioni la vanno a chiedere a chi ha realizzato le attività, che non è cioè a chi ha goduto delle detrazioni, che è il contribuente. Cioè, questo è un punto molto delicato. In questo caso, però, siamo nel penale. Cioè, sono sanzioni. Ti chiedono la restituzione con le sanzioni e con gli interessi di quello di cui hai goduto. Sì, ma se io faccio i lavori e i tecnici a cui mi sono affidato hanno sbagliato e non erano assicurati, per cui non mi coprono il danno. No, questo non può succedere, perché per poter asseverare devono avere un'assicurazione specifica. Ok, allora vuol dire che l'Agenzia delle Entrate si rifà su di me, però poi io mi rifaccio sul tecnico, sull'assicurazione, sì, dei tecnici. Sì, tecnicamente però, sì. Ecco, però sapendo come va il mondo, bisogna che poi, ad esempio, mia madre ebbe un incidente di macchina pazzesca, questo era un criminale, ma era senza assicurazione, era un poveraccio, cioè aveva l'assicurazione, ma l'assicurazione è un'assicurazione truffa, per cui aveva, sì, dei massimali ridicoli. Alla fine mia madre non ha avuto nessun indennizzo, no? E in questo caso qui invece noi siamo sicuri che il tecnico deve avere un'assicurazione, e comunque è fondamentale il lavoro che stiamo facendo noi, cioè di controllare che le cose siano fatte da ditte che hanno credibilità, cioè non da gente che ha tirato fuori un certificato di assicurazione falso, si è messo a fare questo mestiere da 3 giorni, nessuno sa chi è, eccetera, eccetera. Ovviamente siamo in Italia,
le leggi contro i truffatori, i furbi sono molto labili, per cui bisogna stare attenti. L'abbiamo denunciato tante volte di gente che se ne approfitta, che chiede in maniera immotivata soldi in più. Anche qui va chiarito, se uno deve fare un bagno, il bagno non è previsto al 110%, quindi è chiaro che quello lo devi pagare. Però se uno fa una cosa che rientra perfettamente nel meccanismo e nel quello che prevede la legge, realmente col 110% tu puoi fare il 100% dei lavori, perché il 10% in più, come abbiamo ripetuto fino alla nausea, serve a questo. E ricordo, perché continuano ad arrivare queste domande, che se una persona non paga le tasse o non ha garanzie bancarie, comunque se il 110% vale, perché non è un mutuo, non è un prestito, è il cedimento, il cedere, il vendere uno sgravio fiscale. Chi lo compra poi ha in realtà un vantaggio, perché si scarica le sue tasse o lo cede, o la ditta le cede alla banca. Insomma, poi questi sono ragionamenti che interessano poco ai consumatori ultimi. Ci si sono può farlo, due domande. Chi è senza capitale e chi è senza capienza fiscale? Esattamente. Quindi chiunque potrebbe farlo. Ma infatti ci sono parecchie persone che sulla materia chiaramente c'è ancora tanta ignoranza, per cui molti si allontanano da questa agevolazione perché pensano di non poterne godere per la questione delle detrazioni, ma senza sapere delle possibilità di sconto in fattura, cessione del credito, e quindi di poterlo godere in soldoni questo tipo di agevolazione. Guarda, allora, Giancarlo, c'è la difficoltà, che è una cosa nuova. Jacopo, c'è un'altra cosa che è interessante, che riguarda anche il sisma bonus, perché l'Agenzia delle Entrate ha dato un'interpretazione che però non collima con quella che è la legge di bilancio del 2021, perché era un interpello precedente. Quindi l'Agenzia delle Entrate dice che per certi casi non si può fare il sisma bonus, la legge di bilancio invece dice che si può fare. Antonio, tu hai approfondito questa cosa, vero? Sì, aspetta però Antonio, prima di passare a questo argomento, ci sono tre domande, così rendiamo più frizzante la trasmissione. Okay. Allora, Adriana Limoncelli, buonasera, io sono disoccupata, non ho soldi, ma una casa ereditata che necessita il cappotto, il fissi, caldaia elettrica, eccetera. Posso usufruire dei lavori con superbonus senza anticipare soldi, solo con la cessione del credito? La risposta direi è sì. Ok? L'importante è che trovi, appunto, come abbiamo detto, ed è il motivo per cui abbiamo messo assieme questo gruppo di persone che puoi vedere insieme a me, e sottolineo un elemento in questa domanda, perché è fondamentale. Non solo è meglio prendere i soldi in maniera, diciamo, sensata, sicura, e per questo mettiamo a disposizione questo servizio del gruppo d'acquisto. Gruppo d'acquisto non vuol dire che compriamo tutti assieme, eh? Ognuno fa i suoi lavori a casa sua, però andiamo a stipulare degli accordi con delle ditte tutti assieme, di modo di essere più forti. Attenzione, perché la caldaia elettrica, ad esempio, te la sconsiglio, credo, no? Cioè, la pompa di calore, forse intendevi la pompa di calore, ma avere una caldaia elettrica vuol dire buttare i soldi dalla finestra, anche se metti sul tetto il fotovoltaico, non c'ha senso. Poi la di calore è elettrica, però. Sì, ma Jacopo intendeva le stufette. Io probabilmente volevo chiarire che non si tratta di una resistenza elettrica che scalda l'acqua dei caloriferi, se no ti costa un botto. Poi magari è superfluo, lei non intendeva questo. Davide Ramoretti fa tutta una serie di domande, ma comunque, scusate, la banca non ti chiede garanzie? No, non ti chiede garanzie, perché non è che tu dovrai restituire questi soldi. Il bonus fiscale lo cedi, ed è come se fosse sostanzialmente denaro corrente per un'altra persona, che non solo non paga le tasse perché le sconta grazie a questo bonus, ma ha anche un vantaggio del 10%, per cui è come se mettessi i soldi, chi ha soldi, in banca al 3,5% circa. Più Jacopo, c'è anche il caso in cui c'è lo sconto in fattura, nel senso che se tu trovi una ditta di un certo tipo, addirittura ti fai i lavori e non ti fai neanche pagare, quindi la banca addirittura non la vedi proprio. Va bene. Forse il signore faceva riferimento alla necessità di un prestito ponte, per cui in quel caso chiaramente ci sarà la verifica bancaria se il soggetto è in grado di poter restituire. Ma nel nostro caso noi abbiamo superato questa cosa, perché abbiamo delle ditte che fanno tutto loro,
Cioè, sono loro, il finanziamento, il bonus fiscale viene diviso in tre rate, via via che i lavori vengono fatti, e loro si risolvono il problema con la banca, con i finanziatori, eccetera, eccetera. Sì. C'è un'altra domanda, scusate, come funziona il gruppo d'acquisto? Caro Vito, ripeto brevemente, c'è un test gratuito su alcatraz.it, trovi comunque l'indirizzo nei commenti, nel testo che accompagna questo video. Si tratta che tu faccia questo test e verifichi che hai le caratteristiche, perché non possiamo perdere tempo ovviamente, e l'altra cosa che serve è questo certificato che dice che tu sei in regola dal punto di vista edilizio, dal punto di vista catastale, eccetera, eccetera. Quindi non ci sono impedimenti, perché se sei in una casa abusiva che non esiste, non puoi farlo. Comunque ricordo a tutti che se avete delle domande particolari, Antonio Visentini, Giancarlo Merlino e Maurizio Fauli stanno facendo un lavoro meraviglioso di microconsulenze a partire da 37 euro 20 minuti, se è una domanda che non capisce. Abbiamo fatto con loro un corso che mette in tranquillità una famiglia, perché vi rendete conto, tutti gli elementi sono stati spiegati, continuamente facciamo aggiornamenti via via che cambia qualche cosa. Antonio Visentin, spiegaci questa cosa meravigliosa che mettiamo in sicurezza una parte delle case italiane con il bonus sismico. Sisma vuol dire terremoto, il bonus per rendere antisismica la tua casa. Prego. Grazie. Dunque, allora, possono accedere al Sisma Bonus sia gli edifici unifamiliari sia i condomini. I condomini che però su questo aspetto, sui condomini, l'Agenzia delle Entrate si è un po' contraddetta rispetto alla legge di bilancio, in quanto l'Agenzia delle Entrate con un interpello esclude i condomini che abbiano un solo proprietario, quindi un proprietario di tutto l'edificio, mentre la legge di bilancio include i condomini che hanno un solo proprietario fino a 4 unità. Quindi questo è un aspetto che sembra che l'Agenzia delle Entrate abbia risposto a un quesito in ritardo, ovvero il quesito era del 2020, hanno risposto nel 2021, nel frattempo è uscita la legge di bilancio che contraddice quanto l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato. Quindi su questo aspetto ci sarà sicuramente un chiarimento ulteriore. Esatto, nei prossimi giorni. Scusami, vai. Un'altra situazione è dove abbiamo delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo. Queste possono accedere al super bonus 110, ma solo per la parte, diciamo, di riqualificazione energetica. Mentre lo stesso interpello dell'Agenzia delle Entrate di cui parlavamo prima esclude questa casistica, affermando che probabilmente anche giustamente gli interventi sismici vanno effettuati sull'intero edificio, in quanto è l'intero edificio che deve migliorare le caratteristiche sismiche Un aspetto importante che vale sia per il Sisma Bonus, sia per l'Eco Bonus 110% e sia per i collabenti è che per accedere al Sisma Bonus bisogna dimostrare l'esistenza di un impianto di riscaldamento all'interno dell'edificio, che può essere funzionante o anche non funzionante, però riattivabile. Può essere alimentato. Scusami Antonio, ma il che vuol dire che se io ho un rudere non posso accedere al Sisma Bonus? Ci stavo arrivando. Mentre per il Sisma Bonus non è richiesta la dimostrazione dell'esistenza dell'impianto termico, in quanto si parla solo di migliorare la parte sismica dell'edificio, per quanto riguarda invece la parte energetica, dobbiamo dimostrare che esisteva un impianto di riscaldamento, che può essere un camino, una stufa, una canna fumaria. Il tecnico fa un sopralluogo e deve riuscire a dimostrare e dichiarare che esiste un impianto di riscaldamento. Altrimenti scusami, però in tutte le case di campagna, anche se sono un rudere, c'è un camino, ma non è un camino funzionante.
Esatto. Se è un rudere che ha il tetto sfondato, non ha il camino funzionante. Ma è previsto che sia anche solo riattivabile. Basta che ci sia la presenza. Vabbè, ma per cui qualunque rudere... Esatto, sì, sì. No, perché però se tu aspetto... mi... Cioè, questo è importante perché noi abbiamo un progetto, questo lo dico in prima persona, no? Di ricostruire un rudere e, diciamo, è una cosa... Questo fatto che deve avere almeno un camino è una condizione che tutti i ruderi hanno, possiamo dire questo? Certo, a meno che non siamo sfortunati e non sia crollato proprio la parete o il tetto dove c'era il camino e facciamo fatica a dimostrare che c'era. Sì, però Jacopo escludi i capanni per gli attrezzi, quelle che possono essere per il riparo. Che non avevano motivo di essere riscaldate, quelle sono escluse. Mi avete fatto prendere uno spavento. No, perché sono certi edifici che sono stati costruiti senza riscaldamento, perché la finalità non era quella di avere riscaldamento, quello è il problema. Questo è un webinar o una consulenza per Jacopo che c'ha da rifare? Oh, è arrivato il meraviglioso Fabio Roggiolani, che è stato fondamentale per riuscire a trovare queste ditte affidabili. Ciao Fabio, benvenuto. Allora, intanto, qui ho delle domande che schizzano come non so che cosa. Allora, non fate domande che basta che guardate il testo che accompagna questa trasmissione per avere le risposte. Trovate lì l'indirizzo dove andare, c'è tutta la spiegazione, eccetera, eccetera. Comunque, se volete entrare in contatto col gruppo d'acquisto, info@alcatraz.it. Poi, ci sono tutta una serie di casi che non possiamo rispondere in diretta. Se uno ha quattro case a Follonica, come sono, i proprietari, diventa delle case con quattro proprietari. Lì abbiamo messo appunto a disposizione delle consulenze rapide, 37 euro, cioè è un'opera buona che viene fatta più che altro. Di modo di rispondere a tutte queste domande. Ce ne sono invece alcune che possiamo rispondere rapidamente perché sono semplici. Una persona che ha un abuso edilizio in una veranda, che è un'altra persona che ha cambiato una porta con una finestra con la porta, prima deve sanare e poi fare, quindi che devo demolire la veranda oppure posso sanarla? Beh, fino al 2% di abuso è concesso, se fa un abuso superiore al 2% o nei termini dimensionali deve sanare prima di fare lavori. Quindi comunque bisogna in questo caso che con la documentazione vi rivolgete, abbiamo tutti i livelli di consulenza possibili e immaginabili. L'altra domanda è una casa di abitazione che però non ha le fondamenta interrate, può aderire o non può aderire? Dipende se ha la licenza edilizia in regola, però una licenza edilizia in regola senza le fondamenta mi sembra strano, non lo so. Ma ci sono delle case che non hanno proprio le fondamenta interrate, non è necessario avere le fondamenta interrate. È chiaro che non devono esserci abusi edilizi o va bene. Esserci abusi catastali. Tutto lì. Un'altra domanda. Forse devono essere accatastate, penso, no? No, certo, deve essere, abbiamo detto che deve essere in regola dal punto di vista catastale, dal punto di vista delle autorizzazioni comunali. No, ma stavo immaginando le case di legno, magari che sono appoggiate sulla terra, forse. Certo. Hanno un semplice basamento. Sì. Invece... Senza fondamenta la vedo dura, credo che abbiano un basamento e basta. Sì, ma questo si intendeva probabilmente che non ha le fondamenta che vanno sotto. Le case dei tre porcellini non le possiamo fare. Le case dei tre porcellini non possiamo farle. A un'altra domanda, l'ultima che possiamo rispondere semplicemente è, vabbè, la maggioranza di un condominio è il 33%, giusto, dei sì. Millesimi di proprietà del condominio stesso, sì. Giusto? Sì. E se io ristrutturo una casa, la posso usare come bread and breakfast oppure c'è un vincolo per cui non potrò mai usarlo come bread and breakfast? Dopo ci puoi fare quello che ti pare. L'importante è che lo prima. Esatto. Cioè, scusami, Antonio. Sì, quello che fa testo è la situazione prima dell'inizio dei lavori, che non deve essere commerciale, deve essere residenziale. Una volta finiti i lavori si fa quello che si vuole, la si però vende, si cambia l'uso. Vorrei aggiungere
che per tutte le abitazioni che hanno una funzione commerciale non è che non c'è nulla da fare, c'è da fare l'eco bonus. L'eco bonus si può fare con lo sconto in fattura. Non è il 110%, ma se uno mette la pompa di calore, fa la geotermia e mette le finestre, prende comunque, li acquista con il 65% di sconto rispetto al costo attuale, perché comunque ha ammesso la, diciamo, la cessione del credito fiscale direttamente a quello, al fornitore, sempre che ne sia capace di acquisire il credito fiscale. Stesso discorso per il fotovoltaico, in questo caso è il 50%. Quindi chi ha abusi nelle proprie abitazioni, che non può accedere al 110, non si scoraggi, ma proceda comunque nella direzione di avere il 65% di sconto in fattura immediato, che è un, come si dice, è comunque una cosa interessante. Non è che sono saldi di fine stagione, di più, parecchio di più di fine stagione. Cioè, oggi comprare, per capirsi, un fotovoltaico da 6 kilowatt, va bene, che avanza per una famiglia, no, non basta, avanza, semplicemente il fotovoltaico con questo sconto in fattura, con poco più di 3.000 euro lo montate. Cioè, okay. Però non andiamo fuori, questo è importante, però stiamo sul tema. No, ma guarda Jacopo, è molto importante, anche perché la quantità di gente che non rientra nell'eco bonus è immensa, perché c'è della gente che, ne sono le villettine quelle a tre piani, va bene, che gli hanno fatto fare di tutto, adesso se uno si ritrova con un bagno in soffitta non può fare nulla, perché lì non c'è verso, c'hai fatto un bagno e lì devi sanare tutto, non farai in tempo, non fai neppure in tempo, anche perché se la gente non corre nei comuni a dare subito e molto presto ai propri geometri la richiesta di fare il certificato catastale, in molti comuni non ce la faranno. Ad Arezzo ormai gli appuntamenti li pigliano a 3 mesi, dopo che abbiamo fatto fare 2 interrogazioni in consiglio comunale dalle opposizioni, perché se no erano a 6 mesi. Quindi ci sono intere città, specie le grandi città, dove è impossibile per i geometri, specie in tempi di lockdown, prendere l'appuntamento e chiedere il certificato. Quindi chi lo vuol fare, si metta il fuoco al culo, come si suol dire, e si metta in movimento, intanto chieda questo certificato, altrimenti non lo fa. Va benissimo, perfetto. Mi chiedono conferma che c'è stata una proroga fino al 2022, sì. Giugno 2022, sì, giusto? Sì. Va bene. Mi dispiace, ci sono alcune domande che non possiamo rispondere, perché al di là che sono 200, ma proprio se uno non vede la documentazione, no? Che cosa vuol dire essere sulla strada, se posso fare il cappotto di 10 centimetri? Bisogna vedere le misure, la strada, le cose, non è possibile, non potete. È come quello che Giangi lo sa, un nostro amico veterinario, è arrivato uno al bar, gli ha detto, senta un po', mostrando il cellulare, ma secondo lei questo cane sta bene? E vedere se un cane sta bene dalla foto al cellulare, anche se uno è il più grande veterinario del mondo, è arduo. Va bene ragazzi, ci sono altri punti che volete affrontare? Dicevi Visentini che c'erano altri elementi, no? Sì, se vogliamo evidenziare i massimali che sono a disposizione per il Sisma Bonus, abbiamo 96.000 euro di spesa massima ammissibile, che moltiplicata per 110 diventano più di 100.000 euro per unità immobiliare, e dalla bifamiliare in su, quindi per edifici dalle 2 unità familiari in su, anche le pertinenze fanno da moltiplicatore. Quindi se abbiamo una bifamiliare con 2 garage, abbiamo 96.000 euro per 4, come solo per gli interventi di Sisma Bonus. Scusami, non ho capito questa cosa. Allora, sono tardo. Se io ho una casa sola, no, cioè come fa, allora, ad avere... No, se ho una casa unifamiliare con un garage, ho solo 96.000 euro. Quando si inizia a parlare di condomini
minimi, quindi da due unità, edilizie in su, iniziamo a parlare di condomini perché hanno delle parti in comuni e a quel punto, in contesto condominiale, anche le pertinenze fanno da moltiplicatore di massimali. Quindi se ho una B, una trifamiliare con due, tre garage, anche i garage hanno il loro 96.000 euro. Garage intendiamo una costruzione però a parte, non il garage sotterraneo sotto la villetta. Deve essere insieme, collegato in qualche modo all'edificio. Ma non dentro l'edificio? Anche dentro l'edificio. Ah, ho capito. E se invece è un annesso vicino all'edificio, comunque... Accede per conto suo però. Perfetto, perfetto. Va bene. Giangi, vuoi aggiungere qualche cosa? No, penso che è talmente un discorso di natura tecnica quello che è stato evidenziato, è stato ben sottolineato dal gruppo del Polo Tecnologico Energia. E niente, pongo sempre l'attenzione sul discorso della scelta dei tecnici a cui affidarsi, deve essere molto di alto profilo, ecco, questo è quello che tendo a sottolineare sempre, anche nelle consulenze. Posso dire una cosa, Jacopo? Certo. Allora, vorrei che fosse chiaro che chi fa lo sconto in fattura, di norma saranno le aziende che faranno tutto il percorso e proprio perché in questa maniera si assumono anche loro le responsabilità e quindi è un elemento molto importante. Da questo punto di vista è bene, diciamo, tenersi in contatto con il proprio commercialista, con il proprio tecnico di fiducia, eccetera, ma non sovrapporre i compiti, anche perché altrimenti si fa solo casino, voglio dire, perché finisce che nessuno, se una cosa la fa uno, una cosa la fa un'altra, alla fine nessuno si assume la responsabilità. Allora è molto importante, a mio avviso, da questo punto di vista, far seguire e ben osservare dal proprio tecnico di fiducia tutto quello che avviene, fa sempre bene alla salute, no? Voglio dire, anche se le ditte sono certificate e proposte da Ecofuturo. Vorrei anche precisare un aspetto. Noi nella scelta delle aziende abbiamo voluto con chiarezza dire che noi non siamo favorevoli a fare un ecobonus con le caldaie a condensazione. Cioè questa è una risposta vecchia, superata, e non porta un risparmio vero, reale nel proprio appartamento. Certo, ci sono delle mitigazioni migliori, potremmo fare gli infissi buoni, quindi un po' di fotovoltaico lo mettiamo lo stesso, ma il nocciolo pesante della bolletta non cambia. Cioè nelle abitazioni, e lì vi invitiamo da questo punto di vista a essere molto rapidi nel mandarci un primo contatto, perché così vi contattiamo e possiamo operare rapidamente la selezione rapida e cominciare ad agire. Quello che domandava, che ci aveva quattro case ad esempio, si possono fare fino a quattro abitazioni di un solo proprietario. In tutti i vari elementi sono state anche qui chiarite, ma quello che conta è che chiarisci un attimo questa cosa, scusami Fabio, non erano solo due le abitazioni su cui si poteva intervenire? Dopo c'è stato un ulteriore elemento, che in alcune condizioni si può avere anche questo elemento, questa situazione di questo genere. Ora non stiamo a entrare troppo nei particolari, però quello che voglio dire è che i tempi... Scusa Fabio, però non diamo informazioni sbagliate, perché un proprietario unico al massimo può fare due unità immobiliari, abitative. Sì, però può essere in coproprietà in altre situazioni, può avere... No, allora, non scendiamo nei casi particolari, scusami, il 110 dice che tu puoi avere al massimo due unità, non quattro, perché la gente poi si confonde. No, da questo punto di vista è così, ma se sono in una serie di situazioni... come spesso avviene, raramente uno ha quattro proprietà tutte in proprio, mi spiego?
Se no, vabbè, adesso non tiriamo fuori i casi strasingolari. No, resta un attimo su quello che dice la legge. La legge dice che tu puoi avere due unità abitative, punto, finito. Abbia anche il prestanome e le varie situazioni strane. Sono situazioni particolari che devi vedere una persona caso per caso. In quelle abitazioni, va bene, che sono inquilini, l'inquilino chiede il superbonus. E quel proprietario può avere anche 186 appartamenti. Se sono gli inquilini che chiedono il superbonus e il superbonus è intestato all'inquilino, il superbonus si può fare per tutti. Cioè l'importante è che sia l'inquilino che fa la domanda, è l'inquilino che ha intestato il superbonus su di sé, ma è evidente che se c'è è un caso che abbiamo affrontato a Perugia con un amico di Jacopo, un amico comune, un condominio, e lì ormai ci sono le precisazioni chiare. Se quelli, dal momento che il superbonus prevede che anche l'inquilino, è molto importante questo, chieda il superbonus, mi spiego? E quindi diventi lui l'intestatario del credito fiscale in quanto inquilino, e se è incapiente non importa, ovviamente deve avere il permesso del proprietario. Questo avviene, precisiamo anche questo, questo avviene a valle dopo aver verificato che l'immobile possa accedere al superbonus, ovvero se l'immobile è a un unico proprietario e da pochi giorni ha più di 4 appartamenti, quindi un edificio con più di 4 appartamenti e un unico proprietario, non può proprio accedere al superbonus. Quindi anche l'inquilino non può accedere al superbonus, in quanto dobbiamo prima verificare che l'immobile possa accedere al superbonus. Quando può accedere, allora l'inquilino può accedere a nome proprio al superbonus. Quindi c'è sempre la limitazione dei... Comunque, ora diciamo, da questo punto di vista ci sono, sai, è tutto in divenire. Quello che vorrei segnalare agli inquilini, a chi è in affitto, dal momento che il carico della bolletta cade su di voi, se avete un rapporto con un proprietario e che vi garantisce di rimanerci a lungo in quell'appartamento, fate il superbonus, perché vi migliora radicalmente la vita, nel senso che sostanzialmente potete avere un ristoro. Questa è una delle misure più importanti per i poveri nel nostro paese. Ok, io volevo chiarire un attimo questa cosa che è molto importante che ha detto Fabio, perché alcuni possono non capire di cosa stiamo parlando. Cioè, lui che cosa ha detto? Che se io metto la pompa di calore e magari ho addirittura anche i pannelli fotovoltaici, che sono anche questi provvisti nel super bonus, ho un taglio drastico della bolletta, proprio drastico. Se invece cambio la caldaia, metto una caldaia a condensazione anche moderna e efficiente, comunque ho un costo ancora più alto in bolletta. Ovviamente ci sono dei casi particolari che vanno analizzati uno per uno, in cui ci possono essere dei problemi, non so, di vario tipo, che possono rendere non conveniente la pompa di calore, ma nella stragrande maggioranza, nella quasi totalità dei casi, la pompa di calore è una scelta corretta. Che dite, ingegneri? Sì. Energeticamente è la cosa migliore la pompa di calore, specialmente se poi tu fai geotermia e fai anche il fotovoltaico, sicuramente. C'è sempre da valutare anche lo stato esistente, perché se abbiamo dei radiatori che non possiamo aumentare, diciamo, di dimensione, la pompa di calore va un po' in crisi quando fa... Con quella tradizionale sì, ci sono quelle con le nuove tecnologie che vanno anche ad alta temperatura. Altrimenti non l'avremmo proposta, perché io ho la pompa di calore ma in bassa temperatura, tant'è che quando oggi abbiamo la pompa di calore ad alta temperatura garantita, altrimenti non ci saremmo mossi, e è questa la vera grande rivoluzione. Oggi le pompe di calore, che ahimè può succedere poi nelle villette che dobbiamo chiedere un qualcosa di più, perché non ce la facciamo magari con il massimale, ma otteniamo un cambiamento radicale che se tu vai con le caldaie a condensazione non solo non sono ecologiche da un punto di vista del fatto che si prosegue a bruciare fossile, ma c'è anche l'elemento molto importante che la qualità della tua bolletta non cambia in maniera radicale.
Oggi noi possiamo garantire in un edificio in cui interveniamo con la pompa di calore ad alta temperatura che manda i radiatori, quello che hai, prodotte in Italia garantite ormai con 300 installazioni, non è che siamo andati oggi, con lo scambio geotermico meglio ancora perché fa ancora più efficienza, con il fotovoltaico e gli accumuli, ovviamente sostituendo gli infissi, il cappotto termico come si dice non lo ordina il dottore, gli infissi sì, gli infissi cambiateli sempre perché è fondamentale, ma con queste cose che si possono fare e portare dentro tutto a sgravio, compreso anche la domotica nell'appartamento, quindi il controllo anche del calore, anche della pompa di calore perché non consumi troppo, è tutto smart con le centraline romane, mettiamo anche la colonnina di ricarica dei veicoli elettrici e tutto questo ti porta ad avere un risparmio che noi garantiamo al 70% rispetto all'attuale carico globale delle due bollette gas o altre soluzioni, eccetera. Domani, ad esempio, dalla Exco, vi invitiamo ad entrare nei webinar in cui facciamo, entrate nella fiera, entrate nella sala webinar e seguite il webinar dalle ore 15, facciamo un'operazione sull'eco bonus in agricoltura con i periti agrari. E lì è fondamentale perché gli agricoltori sono quelli più colpiti da un nemico numero uno che è il bombolone a GPL o dalle nostre parti meglio detto maialino, va bene? Allora il GPL che ha avuto fortuna per andare in automobile per riscaldare è una tortura cinese, cioè rispetto al GPL noi possiamo garantire un risparmio del 90% rispetto agli attuali costi, cioè il GPL è l'oggetto più costoso e più torturatore che possa esistere, quindi in questo senso siamo, anche perché fino ad ora le case degli agricoltori erano escluse e invece ora la prima casa degli agricoltori è stata inserita e può essere ristrutturata con l'eco bonus 110%. Finisco con l'appello, mandate il primo contatto al più presto perché 2 anni sembrano lunghi da passare, ma tra burocrazia, lavori, preparazione, eccetera, e poi tenete conto che è un po' difficile cambiare il riscaldamento in pieno inverno perché, come sapete, non è il caso. La gente si incazza un filino se rimane senza riscaldamento. Quindi il tempo di lavoro è fino a ottobre, oltre non se va. Poi bisogna saltare l'inverno e si ricomincia da marzo dell'anno prossimo. Mi spiego? Quindi chi dorme, come si dice, non piglia pesci, e rimedia qualche ghiozzo, come si dice, va bene? Va bene, allora volete aggiungere qualcosa, Antonio? Guarda, una cosa velocissima, Jacopo, che magari poi ne parleremo in qualche prossima puntata, c'è da mettere insieme il super bonus con le comunità energetiche. Le comunità energetiche è un altro argomento molto interessante che viene spinto dall'Europa proprio per ridurre i trasporti di energia e quindi migliorare l'efficienza del sistema elettrico. Ovviamente, siccome il fotovoltaico e gli impianti per il super bonus vengono pagati e vengono realizzati quasi gratuitamente, non si prende l'incentivo per la comunità energetica di questi 110 euro a megawattora che sono previsti per chi invece fa comunità energetica senza aver usufruito del super bonus. Ma ne parleremo, ecco, Credo più ampiamente in sicuramente qualche altra puntata. Ricordo che comunque su tutti questi temi abbiamo realizzato questo corso e che continuamente aggiorniamo grazie a Antonio, Maurizio e Giancarlo. C'è una domanda che ribatte di uno che dice: ma se io metto il cappotto, i tripli vetri, l'isolamento, posso mettere la caldaia, quella normale, non la pompa di calore? Certo, sì, non è che obbligato. Puoi, però certo. Fai una sciocchezza. Poi c'è un'altra domanda sulla muffa: se metto i serramenti che chiudono bene c'è la muffa? Beh, se, no, perché se la casa è fatta bene non ci deve essere la muffa. Se c'è la muffa che sei costretto a tenere le finestre aperte, allora questa è un'altra cosa. Però scusa, una precisazione, Jacopo. Per quanto riguarda la pompa di calore, noi
dal momento che con la pompa di calore si può fare anche il raffrescamento molto efficace e a costo zero, non solo il riscaldamento, noi tendiamo sempre a mettere dentro l'abitazione anche un deumidificatore. Fa parte della struttura dell'impianto, è molto importante. E quindi per l'estate, perché semmai la muffa esce d'estate in quel caso, non tanto d'inverno, è legata al fatto che tu puoi produrre, diciamo, col fatto che fai fresco, si può creare questo elemento di condensa. Quindi il deumidificatore è un oggetto che comunque viene collocato dentro. L'altra cosa, se qualcuno ha problemi di case, nelle case ad esempio troppo avanti, casa clima, eccetera, quelle che insomma consumo energetico zero, lì ovviamente una ventilazione meccanica controllata è fondamentale. Nessuno pensi di realizzare una casa che sta sempre chiusa se poi non fa un'operazione almeno di ventilazione meccanica controllata con ricambio d'aria dall'esterno, sempre ovviamente non perdendo temperatura. Ci sono ormai tecnologie che possono risolvere questo aspetto in maniera coerente. Ma insomma la ditta che viene queste cose le affronterà tutte quante e vi verranno proposte anche soluzioni aggiuntive, il fontanello per l'acqua naturalizzata, il sanitizzatore per determinate condizioni sulla questione Covid, insomma è tutta una serie di elementi che poi potete scegliere o meno, ma cercheremo di proporvi l'ultima, come dice, l'ultima novità in assoluto, quello che di giorno in giorno presentiamo dentro la fiera. Benissimo, allora ripeto perché qualcuno sta chiedendo dove posso rivolgermi per poter aderire a questo gruppo d'acquisto, info@alcatraz.it, ma prima è necessario che facciate il test, perché non possiamo prendere in considerazione un sacco di persone che si rivolgono a noi e però non hanno capito che bisogna avere le caratteristiche. Di nuovo una persona che dice: io non ho soldi, posso comunque accedere al super bonus? Sì, puoi accedere al super bonus, però non lo rispieghiamo più perché abbiamo rispiegato, riguardati la trasmissione dall'inizio. Bene, signore e signori, ringrazio Maurizio Fauri e Antonio Visentin del Pono Tecnologico per l'Energia. C'è qualcuno che dice: per il Friuli avete qualcuno? Sì, perché il Polo Tecnologico per l'Energia sta in Trentino e si occupa di Friuli e di Veneto. E ringrazio Giancarlo Merlino, il nostro baldo commercialista, dottore commercialista, e ringrazio Fabio Roggiolani, con il quale, con il gruppo di Ecofuturo, appunto gestiremo poi tutta questa operazione del gruppo d'acquisto. E appunto Fabio è quello che si è occupato di avere un rapporto con le ditte, di verificarle eccetera eccetera, e poi ovviamente anche i nostri baldi ingegneri hanno parlato con queste aziende. Io ringrazio tutti. Baldi, scusami, tra i baldi ingegneri togli Fauri per favore, però Adesso, ma infatti non è baldo, e forse ho anche rubato la laurea. Adesso vado a verificare perché non sono proprio sicuro. Ma il ribaldo ingegnere lui. Comunque, guarda, io sto tenendo dure per andare in pensione, così poi quello che ho fatto, scordiamoci un passato. Grande Fauri, grandissimo. Cari ascoltatori, come vedete, il nostro è un ambiente molto vivace e questo è un problema. È un settore veramente complesso. Ma in questo caso, però, vorrei dire. Non è complesso, ci sono probabilmente delle cose che potevano essere più semplici, ma non è complesso perché, tanto per l'aspetto del modo di organizzarlo, ma perché è complesso. Insomma, se uno prende 50.000 euro, adesso non so esattamente per gli infissi, 60.000 euro per l'isolamento, quello che vuoi, poi l'altisismico, questo e quell'altro, parliamo di cifre grosse alla fine. È chiaro che ci deve essere un minimo di controllo delle condizioni di accesso. E se uno dice: ma io non ho questo che non è in regola, quell'altro che non è in regola, quell'altro che non è in regola, appunto, come spiegava Maurizio, ci sono delle possibilità di sanare, ma oltre un certo limite non potrai sanare. Hai fatto il furbo e non ti becchi il 110%. Va bene. Ripeto, ricordi, Jacopo, quando avevamo lo slogan normalità garantita,
qua ti pagano i lavori, fanno tutto, almeno un minimo di normalità nell'esecuzione delle cose, ci sta. Vuol dire, forse impariamo anche noi come italiani che quando ci troviamo di fronte a un divieto non c'è bisogno di scrivere assolutamente vietato perché uno non lo faccia. Se è divieto, divieto. Italia, se è divieto, non è proprio divieto. Ah, se invece è assolutamente vietato, allora sì, non si può. Allora è assolutamente vietato. E io credo che dovremmo imparare un po' di normalità, no? Consiglierei di fare il 110% alle persone che non hanno voglia di capire. Cioè, ci sono una serie di domande. Che voglio dire, ma se uno guarda sopra, c'è il link, guardati un attimo intorno, perché se voi affrontate una cosa così complessa come beccare 100, 200, 300 mila euro e non tirar fuori una lira, beh, dovrai accendere il cervello e capire che per questa cosa qui ti devi impegnare. Non è una cosa che puoi fare come a scuola, che fai l'interrogazione, sì, preparato, ma signora maestra, ho avuto mal di pancia. No, in questo caso, se non stai attento, rischi di finire con i filibustieri e ti fanno male. Ma poi non puoi dare la colpa al governo se non hai... Cioè, qui siamo alla quinta diretta, cavolo. Voglio dire, certe cose le abbiamo dette, ridette. Andatevi a vedere, adesso io metto anche i link dei video passati, così ci avete pure questo, e vi potete fare una panoramica. Abbiamo trattato tutti gli argomenti, abbiamo iniziato a giugno. E in più Fabio Roggiolani con Ecofuturo, che poi siamo sempre la stessa equipe, la stessa banda, ne abbiamo fatti altrettanti. Quindi ragazzi, de sveges, come si dice a Milano, svegliatevi, questa è un'opportunità, ma bisogna applicarsi un minimo. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao Fabio, ciao Antonio, ciao Carlo, ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.